Consentitevi delle cavie, però è la prima, diciamo, degustazione di questo tipo che proviamo a fare. Ci siamo chiesti con Luna, che è la responsabile della didattica, dei di... No, non importa, ti presentavo Alessandro. Ci siamo chiesti, visto che a Italia abbiamo un grande patrimonio di profumi, di sapori, di piatti, di spezie, di sensazioni, qui proprio, diciamo, al di sotto, perché non usarlo per spiegare i vini? Questo perché normalmente si va lì, avete sotto l'olfatto, avete una quantità enorme di profumi che, no, i frutti rossi, i fiori bianchi, i fiori gialli, il pepe, e le cose un pochino più strane, i sentori animalesi, il cavallo sudato, eccetera. Queste cose si sentono, signora, anzi, ci sono quelli che vanno a cercare proprio il cavallo sudato, perché secondo loro è Perché uno. L'uomo sudato, a quanto pare, come dire, ispira meno del cavallo sudato, perché qualcuno sembra un po' di. Invece, ecco, ci sono. Vogliamo fare due cose con questa situazione: tutto inaugurare questo modo di lavorare che non vuole darvi profumi come, diciamo così, calati dall'alto, ma vuole che voi partecipiate a trovarvi questi profumi, e poi vi spiego perché. E secondo di poi, volevamo anche introdurvi in mondo del vino. Sapete che va un po' per tribù, no? Ci sono quelli a cui piacciono appunto i vini che hanno un'idea di sapore di sentore di cavallo, o comunque che hanno dei profumi un po' strani, che poi vedremo in realtà sono solo profumi che non siamo abituati a catalogare. Quelli che amano i vini cosiddetti minerali, qualsiasi cosa voglia dire, perché in realtà i minerali non hanno profumo, però ogni tanto si deve esclamare: ah, buono, sto vino è minerale. Ma che vuol dire minerale? Cioè, come sapete, minerale è anche l'acqua minerale, ma tutta questa grande bontà, sì, di fresca, di seta, ma non è che poi sia granché. E poi questo ultimo appuntamento invece sulla mineralità La e l'acidità, un'altra cosa. Sapete che in questo momento ci sono dei club dell'acidità, persone che vanno a cercare e dicono: no, ma questa è un'acida, normalmente è una cosa negativa. Invece nel vino l'acidità è un plus, cioè è un qualcosa considerato buonissimo, che dà freschezza, che intriga e che anzi si va a cercarla nel vino in maniera a volte anche esasperata. Quindi questo è la, diciamo, quindi più che cercare dei territori, cercare delle DOC, allora andiamo per sensazioni. Quindi oggi siamo qui, il titolo di oggi era Ci vuole un fisico bestiale, perché avete riunito qui dei vini, ora i produttori si adabbieranno, che in qualche modo possono tirare fuori questi sentori un po' animaleschi, un po', diciamo, un po' bizzosi, un po' selvatici. Questo sia per il modo di vinificazione, un modo di vinificazione più naturale, meno tecnologico, perché ovviamente la tecnologia aiuta avere pulizia, avere la precisione dei profumi, avere l'enologo in cantina ci permette di avere vini che sanno di pesca in maniera favolosa, o di banana o di fragola, però alla fine sanno di quella cosa lì, che non è mai quella cosa lì, è comunque un artefatto che, diciamo, viene piegato un po' l'uva a esprimere un profumo che sia facilmente riconoscibile. Questo perché l'uomo è abituato ad andare su quel sui va sempre sui sentieri già tracciati, no? Quindi si trova più a suo agio se sente dei profumi, e magari sente quelli. Cioè, si è abituato ad andare di moda, per esempio, lo Chardonnay, che sapeva di banana, no? Negli anni 90 c'era cioè, lo Chardonnay, andava in barrique, ma anche 2000, e sapeva di banana. Questo profumo di banana non era lo Chardonnay, era un lievito che veniva comprato, costava anche abbastanza, e imprimeva allo Chardonnay questo profumo di banana. E le persone dicevano: se ti porto lo Chardonnay, sa di banana, perché la banana tutti riconoscono il profumo della banana. Lo mettevano a livello di lievito, il lievito è il funghetto, diciamo, che svolge quest'operazione così importante, trasformare i zuccheri dell'uva in alcol, ma non solo. E in quella sua azione in realtà interagisce in vari tantissimi modi con le sostanze presenti naturalmente nell'uva e le trasforma a livello aromatico. Per cui ci sono dei batteri che rilasciano dei profumi che sono tipici del batterio stesso. Quindi in realtà il vino non dipende solo dall'uva, quindi intesa come vitigno, che lì avete per esempio i vari vini, vitigni che abbiamo in Italia, dipende dalla zona dove viene coltivata, e dirvi il Cabernet Sauvignon che in Trentino hanno dei profumi vegetali, di peperone, in Sicilia invece non ce li ha, è molto più fruttato, ricco, sa di lampone. Quindi insomma ci sono delle differenze enormi anche dipendono dal posto, e poi dipende anche dai vetri, che influenzano non poco il profumo di quello che abbiamo nei bicchieri.
Questa volta noi abbiamo radunato appunto una serie di vini dalla Val d'Aosta alla Sicilia, passando per Toscana e Basilicata, quindi siamo andati un po' fuori dai sentieri tracciati classici, per offrire una gamma di profumi, speriamo che possibile varia. Perché questa degustazione diversa dall'altra? Perché appunto si vada sull'esperienza. L'esperienza perché avete presente il quadro di Magritte, che di quello con la pipa, dice cioè, questa non è una pipa, no? Che dice, cioè, è ovvio che non è una pipa, nel senso che è un quadro, è una pipa, è una rappresentazione di una pipa. E lo stesso quando noi usiamo nel vino dei profumi, non è che c'è la fragola, non è che c'è il vitigno, non è che c'è il tabacco, non c'è che c'è il pepe, ci sono delle profumi che noi riconosciamo alla nostra esperienza di quel profumo. In alcuni corsi sommelier si comincia a usare, ad esempio, quelle boccette con gli oli essenziali. Ecco, il problema è che lì dentro ci sono degli, comunque degli artefatti, cioè c'è la loro versione dell'idea di fragola, che però l'odore di fragola non è rappresentato da una sola molecola, sono varie molecole messe insieme che poi danno quello che noi riconosciamo come fragola. Non sempre è proprio la sostanza vera e propria, ma ovviamente nemmeno quella c'è nel vino. Però è ovvio che l'esperienza nostra è più di quella della fragola che una boccetta che sta di fragola. Quindi questo crea anche molte problemi, perché siamo talmente abituati, per esempio, all'odore della vaniglia sintetica, che quando sentiamo la bacca di vaniglia non la riconosciamo come vaniglia, ci sembra un qualcosa di strano, no? È ovvio, ma lo stesso succede con la fragola. Noi probabilmente non ci ricordiamo nemmeno più a forza di yogurt, la fragola, gelato, la fragola, fatto con le cosiddette polverine, qual è il profumo di fragola originaria. Se vi volete divertire, ogni anno a settembre c'è qui alla Leopolda Fragranze, è una mostra che non parla di vino, parla di profumi, però anche lì ci sono tutte le essenze, i profumi, le combinazioni, e vi rendete conto di come il nostro naso sia, nella città di oggi, continuamente esposto a una serie di sollecitazioni aromatiche fortissime. Come mai ci bombardano con questi profumi? Poi c'è anche un ramo del marketing che riguarda proprio questo, no? L'aroma marketing, cioè il fatto che, per esempio, noi arriviamo nei negozi, così come sotto Natale c'è la musica natalizia e noi compriamo di più perché ci sentiamo natalizi, lo stesso succede se noi sentiamo il profumo di pan di zenzero o di altre spezie, diciamo, che l'uvetta, canditi, che normalmente associamo a Natale. Il nostro odorato è in realtà molto, nonostante sia abbastanza addormentato da società oggi, in realtà è molto, molto più efficace di quello che pensiamo. Non siamo dei cani, quindi non abbiamo tutta questa grande capacità, ma in realtà è molto più forte di quello che voi pensiate. E tutto questo lo sanno chi si occupa di marketing. Poi Italy lo fa in maniera naturale, per dire, voi provate a entrare dentro Italy giù e non comprare un po' di pane, una schiacciata, cioè è impossibile. Cioè io vengo la mattina via a portare zucca, alle 8 del mattino c'è il forno acceso, io esco fuori, vorrei uscire fuori, perché le case sono chiuse per fortuna, vorrei uscire fuori, una cesta di pane, tutti proprio impossibili, perché una di quelle cose che veramente ci colpiscono e ci scatenano anche delle reazioni proprio, delle reazioni fisiche, cioè molto molto importanti. Perché succede questo? Allora, ora non è una lezione di fisiologia cerebrale, però noi ovviamente nasciamo qualche milione di anni fa come specie su questa terra. Il linguaggio, diciamo 300.000 anni fa, 200.000, insomma, diciamo una frazione del tempo, noi più o meno siamo qui da qualche milione di anni, ma abbiamo cominciato a, come dire, a differenziarsi dalle scimmie e poi utilizzare il linguaggio in epoche molto successive. Però, essendo animali evoluti fin da, insomma, gli mammiferi preistorici, abbiamo come vivevamo? Vivevamo comunque bacche, radici e raccogliendo diciamo sostanze eduli che trovavamo in giro. Siamo diventati carnivori molto più tardi, anche se, diciamo, già tantissimo anni fa, tant'è che, insomma, sì, diciamo, qualcuno di noi diventa vegetariano, vegano, eccetera, però sono, diciamo, è un po' come tornare indietro nella storia dell'evoluzione, no? A un certo punto l'uomo ha scoperto la carne e il suo stomaco e tutto il suo apparato si è conformato al consumo della carne.
Questo non vuol dire che non si può tornare indietro, però di sicuro c'è stata un'evoluzione in quel senso. L'inizio però non eravamo carnivori, non nasciamo carnivori, nasciamo raccoglitori di fiori, frutte e altre sostanze eduli che trovavamo in giro. Fra l'altro sostanze eduli preparate dal mondo vegetale che facevano tutto per attirare la nostra attenzione, perché dovevamo consumare i frutti per poi mettere in circolo i semi e altro. Quindi nasciamo come raccoglitore, quindi il nostro naso e quello che afferisce poi al sistema limbico, che è quello che racchiude i nostri ricordi ancestrali di essere umano, racchiude tutti i profumi di questo mondo. Cioè, prima ancora di vedere una fragola, noi sentendo l'odore la sappiamo localizzare, perché appunto